abbiamo visto la volta scorsa le caratteristiche del moto armonico, cioè del moto periodico, un esempio di moto periodico che abbiamo ottenuto proiettando, visto, ripeto, il moto armonico, che abbiamo ottenuto prendendo un moto circolare, un oggetto che si muove in moto massa M, in moto circolare uniforme in una circonferenza, l'abbiamo proiettato su un diametro, per esempio il diametro orizzontale. Se proiettiamo questo punto P, PX, diametro orizzontale, questo oggetto oscilla a destra e a sinistra lungo questo segmento che è il diametro. Ok, abbiamo visto che la sua posizione, se immaginiamo di associare a questo sistema una coppia di assi cartesiani ortogonali, questa è l'ascissa X, allora la legge oraria X è data da questo tipo di legge, X0, che è la posizione iniziale, che è il raggio in questo caso, per il coseno dell'angolo che il segmento che va da O al punto P forma quell'asse delle x che vale omega volte t. Questo è l'angolo alfa, se omega è la velocità angolare, d'accordo? Mentre la coordinata y, per se proiettassimo lungo l'asse delle y, così abbiamo qui y, avremmo che y vale y0 per il seno di omega t. Un moto di questo tipo si chiama moto armonico. Ancora meglio è caratterizzare il moto armonico utilizzando la relazione che lega l'accelerazione del corpo in moto con la posizione. Abbiamo visto che l'accelerazione, per esempio, proiettata sull'asse delle x, l'accelerazione centripeta, è data da meno la velocità angolare alla seconda per la posizione x, che cambia nel tempo, abbiamo visto come adesso. E questo è un tipo di moto che non è un moto uniforme perché la posizione cambia, quindi cambia anche A. È un moto non uniformemente accelerato. E questo, l'accelerazione, non è costante. Quindi non è un moto uniformemente accelerato. In generale, per passare dalla espressione che dà l'accelerazione a quella che dà la legge oraria, se l'accelerazione non è uniforme, serve uno strumento matematico piuttosto raffinato che studieremo l'anno prossimo, che è il calcolo differenziale. E per darvi un'idea dell'importanza di questo strumento, di quello che vedremo appunto l'anno prossimo, è stato definito come lo strumento di conoscenza più potente mai creato dalla mente umana. In qualsiasi ambito scientifico andate a considerare, le equazioni fondamentali che regolano quell'ambito sono equazioni differenziali, cioè che coinvolgono concetti di quel tipo di matematica, che è stata inventata nel XVII secolo da due personaggi molto sentiti nominare sicuramente spesso, Newton e Leibniz, proprio per questo scopo, cioè per interpretare il moto degli oggetti. D'accordo? Oggi vediamo un esempio di fenomeno che ci condurrà al moto armonico, anche se in realtà non c'è niente che ruota, anzi in realtà posso mostrarvelo, vediamo se avevo il filmato, ecco. Parleremo del moto di un corpo appeso a una molla, questo è il filmato che ho fatto in laboratorio, poi lo allegherò alla lezione. Vedete cosa fa la molla? Che tipo di moto segue così a livello zero? Vedo un oggetto che fa una oscillazione, okay. Va su e giù appeso alla molla e oscilla, quindi è un moto di tipo periodico. Che tipo? Non tutti i moti periodici sono armonici, attenzione.
tipo di moto è? Cioè, possiamo dire qualcosa di più? Per farlo, torniamo alla nostra lavagna, andiamo ad analizzare una situazione ancora più semplice della precedente. Immaginate di avere un piano orizzontale senza attrito. No attrito. Qui abbiamo il muro del nostro laboratorio. A questo agganciamo una molla. Okay. E immaginiamo che questa sia la posizione di riposo. Prendiamo, che ne so, un sistema, ecco, di coordinate. Questa è la nostra X. Questa è la nostra posizione di riposo. Non voglio chiamarla X con 0 perché poi si confonde con quella iniziale. Chiamiamola solo 0. Okay. E poi a questo agganciamo una massa. Una massa M. Se L0 è la lunghezza di riposo della molla, in queste condizioni la molla è in equilibrio, cioè non è soggetta a altre forze, perché ci sono due forze in realtà, la forza peso, fatemi disegnare in verde, e la reazione vincolare in rosso, che si bilanciano. Quindi la nostra massa M è appesa e attaccata alla molla, appoggiata sul tavolo, sta ferma di dov'è. Che succede invece se spostiamo questo blocco un po' più a destra, un po' più a sinistra? L'equilibrio non c'è più, fatemi ridisegnare. Ecco, qui c'è sempre il muro, qui c'è la nostra molla, questa volta però è allungata. Allora, qui abbiamo sempre il nostro sistema di coordinate X, lo 0 cadeva qua. Okay. Adesso la posizione X della nostra massa è questa. In queste condizioni valgono sempre le considerazioni fatte prima sul peso, questo è il peso P, la reazione vincolare R, che si bilanciano, queste due forze si cancellano una con l'altra. In più ne abbiamo una, come posso disegnarla, in viola, dai, verso sinistra, che è la forza elastica dovuta al fatto che ho deformato la molla. Ok? La deformazione della molla, che è individuata da questo vettore qui, chiamiamolo proprio X, è data da un vettore forza F, chiamiamola forza elastica, che vale meno K per X, dove X è la deformazione della molla. Per X intendiamo la lunghezza della molla meno quella a riposo. Qui abbiamo, posso indicarlo con questo in viola, questo è il vettore L0 e questo è L. La loro differenza è il vettore X che dà la deformazione della molla. E i due vettori, forza elastica e deformazione, sono opposti, paralleli ed opposti, questo è riassunto in questo meno. Okay? Quindi il nostro blocco, appoggiato sul tavolo senza attrito, è soggetto a questa forza non bilanciata. Il peso e l'azione vincolare si bilanciano. Quindi queste due forze non alterano lo stato di moto perché sono una all'opposto dell'altra, si cancellano. Rimane attiva sulla forza elastica e per il secondo principio della dinamica, la forza risultante, cioè la somma delle forze applicate a un corpo, vale la massa per l'accelerazione. Quindi la forza è la massa per l'accelerazione. Quindi, mettendo insieme le due, la forza risultante, cioè m per a, vale meno k volte x.
Qui per avere l'accelerazione basta che divido per la massa e ho che l'accelerazione del nostro oggetto vale meno k fratto mx. Questa è quella che si chiama legge del moto. Il corpo agganciato alla molla, quindi soggetto alla forza elastica, non è in equilibrio, abbiamo visto prima il filmato, o si muove. E si muove perché? Perché è soggetto a una forza elastica che produce questa accelerazione. Ok? Che cosa possiamo dire di questa legge? Beh, se la osserviamo in dettaglio e andiamo a vedere quanto abbiamo visto prima, queste due espressioni sono dello stesso tipo. Fatemela proprio copiare. Confrontiamo queste due e vediamo che sono esattamente dello stesso tipo, a patto che identifichiamo con omega alla seconda questo coefficiente. Quindi, siccome l'equazione dell'accelerazione è la stessa, okay, il moto della molla è un moto armonico. Perché? Perché obbedisce alla stessa legge che abbiamo visto per il punto, all'inizio ve l'ho ricordato, per il punto P proiettato sull'asse per esempio delle X o delle Y, compie un'oscillazione con questa legge oraria e l'accelerazione ha questa proprietà. Questa è una cosa molto potente, questo dà l'utilità della matematica. Se io risolvo un problema in un contesto, cioè se un fenomeno fisico è descritto da una determinata equazione, ogni volta che avrò a che fare con un fenomeno che è descritto da quell'equazione, quel fenomeno si comporterà nello stesso modo. E quindi se risolvo l'equazione in un contesto, posso utilizzarla in qualsiasi altro contesto, a patto che sia descritto dalla stessa equazione. Il concetto base è questo: stessa equazione, stesso comportamento, stesse soluzioni. Anche se in realtà nel fenomeno della molla non c'è niente che ruota realmente. Okay? La molla non è la proiezione di qualcosa che ruota, almeno non visivamente. Ok? Però posso pensarla come la proiezione di qualcosa che gira su un piano, in questo caso perpendicolare al nostro tavolo, e che si comporta nello stesso modo. Quindi l'equazione del moto è la stessa, cioè l'accelerazione è data dalla stessa espressione, solo che stavolta la velocità angolare, omega, alla seconda, vale la costante elastica della molla diviso la massa dell'oggetto appeso alla molla, o se preferite, omega vale la radice quadrata di k fratto m. In questo caso, siccome non ho niente che ruoti, è improprio parlare di velocità angolare, okay? Perché in realtà non ho nessun angolo, che angolo c'è? Questo termine, l'omega, prende il nome di pulsazione. Che è l'analogo della velocità angolare nel caso del moto armonico. Anche se il significato in realtà è lo stesso, cioè è radiante a seconda. D'accordo? Ok? E quindi, essendo quello che fa le veci della velocità angolare, avrà le stesse caratteristiche, cioè il moto armonico è un moto periodico con un periodo, quindi avrò il nostro blocco M attaccato alla molla che oscilla avanti e indietro, quindi è un moto periodico particolare, con un periodo T che è legato a omega nello stesso modo in cui T e omega sono legati nel moto circolare uniforme, quindi T vale 2 pi greco fratto omega.
Quindi nel nostro caso, t sostituendo, abbiamo 2π per la radice quadrata a questo punto di m fratto k, visto che è l'inverso di omega. Quindi se conosciamo la massa del corpo a peso e la costante elastica della molla, possiamo andare a calcolare qual è il periodo dell'oscillazione. O viceversa. Se sappiamo per esempio quant'è la costante elastica della molla e possiamo misurare il periodo di oscillazione, possiamo misurare la massa del corpo appeso alla molla e viceversa. Ok? Quindi, tornando indietro, dato che il moto è armonico, allora la posizione, quindi la legge del moto, la posizione del nostro oggetto attaccato alla molla sarà dello stesso tipo di quello che abbiamo visto all'inizio, quando abbiamo studiato il moto armonico, cioè la proiezione del punto P sul diametro, cioè sarà una funzione cosinusoidale del tempo. Sarà la posizione iniziale per il coseno di la pulsazione omega, quindi quel valore là di prima, per il tempo t, dove questo x con 0 è la posizione quando t vale 0. Ok? Se ricordate poi quello che abbiamo discusso quando abbiamo trattato il moto armonico nella lezione precedente, possiamo anche dare la legge con cui cambia la velocità del nostro blocchetto M soggetto al moto armonico. Abbiamo visto che la velocità al tempo t vale che cosa? È un vettore del moto circolare che è perpendicolare al vettore posizione con un angolo che è maggiore di 90 gradi. Quindi sarebbe un coseno di omega t più pi greco mezzi, cioè un meno seno omega t. Quindi avremo meno omega volte la distanza iniziale, quindi omega volte x con 0 per il seno di omega t. Questo torna anche per il fatto che se t è 0, il seno dell'angolo è 0, quindi la velocità iniziale è 0, cioè la molla parte da ferma. Quando noi prendiamo il blocchetto, lo spostiamo verso destra, lo lasciamo andare, nell'istante in cui lo molliamo, la sua velocità è 0. Non è 0 x la posizione, non è 0 l'accelerazione, ma è 0 la velocità. Infine possiamo anche andare a esaminare la dipendenza dell'accelerazione col tempo e sfruttiamo la legge del moto armonico che abbiamo visto prima, questa qui. Quindi questa sarà meno omega alla seconda per x, cioè x0, ma di nuovo il coseno di omega t. Qui abbiamo tutte e tre le grandezze cinematicamente importanti, posizione, velocità, accelerazione. L'abbiamo visto comunque la volta scorsa nella simulazione. Ok? Ci sono domande? Facciamo un esempio: se avessimo una molla con una costante K di 100 newton fratto metro, faccio un numero tondo, e ci appendiamo una massa m di 5 kg, la nostra molla comincia a oscillare. Quale sarà il periodo dell'oscillazione? Beh, il periodo T sarà dato da 2 pi greco per la radice quadrata di k fratto m, come abbiamo visto prima, eccola qua, di m fratto k, scusate, m fratto k, quindi 2 pi greco radice quadrata di 5 kg fratto, cos'era, 100 newton fratto metro, quindi abbiamo circa, vediamo se riesco, no, prendo la calcolatrice, quindi circa 1,40 secondi. Un secondo e mezzo.
Le pulsazioni di questo moto omega sono la radice quadrata di k su m, radice di 100 newton su metro diviso 5 kg, circa radice di 20, 4,47 radianti a seconda. Torniamo un attimo a questa relazione, quella che è il periodo, la massa e la costante elastica. Se alla stessa molla io appendo una massa più grande, la molla oscilla più rapidamente o più lentamente? Se invece che metterci 5 kg, ne metto 10, il periodo è più lungo o è più corto? È più lungo perché T è proporzionale alla radice della massa. Quindi se quadruplico la massa, raddoppia il periodo, quindi il moto è più lento perché ci mette più tempo a fare un'oscillazione. Se invece metto un oggetto poco pesante, metto una massa più piccola, ok, l'oscillazione è più rapida perché il periodo è più breve, impiega meno tempo a fare un'oscillazione. Analogamente, se invece tengo i miei 5 kg e cambio la molla, quindi metto una molla più rigida, con K più grande, una molla che è più difficile allungare o accorciare. Allora, se K è più grande, molla più rigida, il periodo è più corto perché grande K, visto che ha denominatore, è più piccolo. Quindi più rigida è la molla, più breve è l'oscillazione. Perché se la molla invece è morbida, ha un piccolo K, il periodo T è più lungo, quindi l'oscillazione è più lenta. Ok? D'accordo? Ci sono domande? Che cosa succede se, qui abbiamo visto la molla orizzontale, che cosa succede se invece appendo, come nel caso, ve lo rimostro, ecco, come nel caso di prima, abbiamo visto questo filmato fatto in laboratorio, della molla posta verticalmente. Perché di solito si mette verticalmente? Perché non devo preoccuparmi di azzerare l'attrito col tavolo. Molto più facile avere la molla verticale. Se la molla invece che essere disposta verticalmente, orizzontalmente, è disposta verticalmente, che cosa cambia? Allora prendiamo questo come se fosse il nostro soffitto. Abbiamo la molla verticale e qui c'è il nostro corpo di massa m. D'accordo? Allora, quando appendo, anzi, facciamo così: se non appendo niente alla molla, mettiamo che la sua lunghezza sia questa. Quindi prendiamo, che ne so, un sistema di riferimento cartesiano verticale, chiamiamolo y. Qui il nostro y0, cioè la posizione di equilibrio della molla. Okay. Se ci appendo, anzi, più che y0, chiamiamolo proprio 0. Qui c'è lo 0. Se ci appendo la massa m e la tengo ferma, questa di nuovo diventa la posizione di equilibrio. Okay. Mettete che la allungo un poco di più, comincia a oscillare attorno a questa posizione, cioè le oscillazioni della molla avvengono attorno all'equilibrio. D'accordo? Di conseguenza, la nostra equazione del moto come diventa? Cioè, la risultante massa per accelerazione sarà: quali forze sono applicate alla molla in queste condizioni? Ce ne sono due. Okay, la prima sarà la forza peso meno m per g. Perché meno? Perché la forza peso è diretta verso il basso. Fatemela disegnare in verde. Ecco, qui c'è la forza peso. La nostra y cresce verso l'alto, il peso è verso il basso.
Poi ci sarà la forza elastica. Questa FE, che sarà meno K volte l'allungamento della molla, cioè Y meno la posizione di equilibrio della molla stessa. Ok? Diamo un'occhiata un pochettino a quello che c'è qua a sinistra, meno mg, tolgo le parentesi, meno ky più ky0, e vedete che ho qui a destra un termine che dipende dalla coordinata y e un termine costante, questi altri non cambiano. Quindi posso interpretare questo come meno ky meno y0 primo. Se questa è la lunghezza di equilibrio quando non c'è attaccato niente alla molla, quando attacco la massa la posizione di equilibrio cambia, ma in realtà la legge rimane una legge di moto armonico. Qui non ho un moto lungo l'asse delle x, ma un moto lungo l'asse delle y, ma è dello stesso tipo. Questo y' è tale che k volte y0' vale. Dove era, scusami, mg meno mg più KY0. Quindi ho una posizione di equilibrio diversa dalla precedente, legata al fatto che se appendo il peso m la molla si allunga, quindi quando abbiamo visto la molla in condizioni statiche, si allunga di un tratto delta y che bilancia il peso, quindi viene semplicemente, cos'era, meno mg su k più y0. Quindi la differenza tra due posizioni di equilibrio, quella nuova e quella vecchia, è semplicemente data dalla forza peso bilanciata dall'allungamento della molla. Ok? Quindi il moto della molla rimane un moto armonico, solamente che la posizione di equilibrio è diversa rispetto a quella che avrebbe la molla se non ci fosse appesa la massa m. Cioè il peso mg non fa altro che spostare la posizione di equilibrio rispetto alla quale la molla oscilla. Ok? Quindi anche il moto della molla in verticale è comunque un moto armonico. È tutto chiaro? Ci sono domande? Molto bene. E aggiungo anche, sempre in relazione alla pulsazione di prima, stavo dimenticando, l'omega si chiama, nel caso del moto armonico, pulsazione ed è legato a quello che nel moto circolare è la velocità angolare. La quantità, dove era? Aspetta che l'ho persa. Eccola qua. La quantità omega t, che nel moto circolare è un angolo, nel moto armonico, non essendoci niente che ruota, quindi non essendoci angoli, questa grandezza che si misura comunque in radianti prende il nome di fase. Si comporta come un angolo, ma non è un angolo, si misura comunque in radianti. Ok? Perché? Perché in realtà non c'è un moto circolare, non c'è un angolo descritto da un oggetto in rotazione. Proprio abbiamo comunque una grandezza che si comporta come un angolo. Per non usare il termine angolo, si usa il termine fase. Così come omega non è una velocità angolare, ma è una pulsazione. Se poi uso il termine pulsazione o angolo va bene lo stesso, perché in realtà sono esattamente analoghi, sono concetti del tutto analoghi. Ok? Immaginiamo
un'altra domanda? Torno indietro? Qui mettiamo le cose correttamente, questo è il nuovo Y prima e questo era il vecchio Y. Spero che sia chiaro, io faccio la G e la Y nello stesso modo purtroppo, questo è il mio problema di calligrafia. Allora, esercizio, immaginate di avere un oggetto che ha una massa di 1 kg. E di voler realizzare, ecco, un moto armonico con la molla che abbia un periodo di, che ne so, 5 secondi. Quindi voglio prendere al soffitto il mio blocco M con la molla di portanza elastica K in modo tale che il moto armonico abbia un periodo di 5 secondi. Qual è la rigidità della molla che mi serve? Cioè qual è la costante elastica della molla che funge al mio compito? Qui è sufficiente invertire la relazione scusate, che abbiamo visto prima. Se t vale 2π, la radice quadrata di m fratto k, qui la nostra incognita è k, invertiamo k, quindi abbiamo t diviso 2π, e vediamo al quadrato, e portiamo k a destra e il resto a sinistra, e viene che k vale m per 2π fratto t alla seconda. Quindi la k della molla che ci serve vale m che è 1 kg per 2π per t che è 5 secondi per la seconda. E quindi abbiamo 2π su 5 al quadrato. La molla abbastanza morbida, 1,58 newton su metro. E così via. Ok? Se non ci sono domande, per oggi ci fermiamo qui.